Domani il quasi. Slot machine imposte dalla Camorra in provincia di Caserta. I carabinieri del ROS e la Polizia di Stato hanno eseguito in un'operazione congiunta scattata all'alba un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di 5 persone, 4 in carcere e una ai domiciliari, imprenditori e commercianti legati all'ex boss del clan dei Casalesi, Michele Zagaria, che imponevano le slot machine in alcuni comuni del Casertano. Contestualmente le forze dell'ordine hanno eseguito un sequestro di beni per 1 milione di euro. I destinatari del provvedimento, che gestivano il controllo e le sale giochi, sono accusati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, concorrenza illecita e ricettazione. Con un messaggio via WhatsApp, due bande di minorenni si sono dati appuntamento ieri sera per lo scontro a Napoli in via Alabardieri, quartiere Chiaia. Armati di mazze e coltelli hanno iniziato a fronteggiarsi quando, dopo una tempestiva segnalazione, sono intervenute numerose volanti della polizia, evitando il peggio. Gli agenti hanno bloccato 13 minorenni, 7 dei quali con meno di 14 anni. Tutti i giovani residenti tra la zona della Torretta e i quartieri spagnoli sono stati fotosegnalati. 6, imputabili perché maggiori di 14 anni, sono stati denunciati per pubblica intimidazione. 1 è stato denunciato anche per possesso di un coltello. Gli altri non imputabili sono stati riaffidati ai genitori. I poliziotti della sezione Falchi della squadra mobile di Salerno hanno arrestato anche i due complici che, insieme al 23enne di Sarno, già sottoposto a fermo di indiziato di delitto il 12 marzo scorso, avevano rapinato due adolescenti in Piazza della Concordia a Salerno, sottraendo sotto la minaccia delle armi i telefoni cellulari. Si tratta di due giovani di Sarno, rispettivamente di 19 e 21 anni. Politica. Secondo l'ultimo sondaggio di IPR Marketing, la città di Napoli si prepara a vedere le stesse immagini di 5 anni fa, De Magistris contro Lettieri, con il primo in lieve vantaggio al primo turno e più marcatamente davanti al ballottaggio rispetto al secondo. Molto indietro il PD, sia nel caso si trovasse l'accordo tra Valente e Bassolino, sia nel caso i due candidati andassero alle urne separatamente. Fuori dal ballottaggio, secondo questo sondaggio, sarebbe anche il Movimento 5 Stelle. La dea bendata bacia il sannio. A premiare Benevento è stato il numero oro, la nuova opzione di gioco del 10 e l'8. Il fortunato vincitore ha investito appena 2 euro per ottenere ben 80.000 euro. Si tratta della vincita più alta in Italia totalizzata in questo concorso. Nel concorso del 15 marzo sono state oltre 3.500.000 in tutta Italia le giocate vincenti. È arrivato il via Isole, figura anche Capri, unica località della Campania in cui il canone continuerà dunque ad essere pagato con il tradizionale bollettino. Ed era questa amici l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.